Bentrovati amiche e amici del canale del fumettaro Vetusto Channel. Quest'oggi faremo una velocissima incursione per un albetto ovviamente targato DC Comics e sempre ovviamente edito dalla Play Press nel lontano 1995. Si trattava in particolar modo della serie DC Collection, il numero 14. DC Collection era una serie mensile della Play Press che presentava diverse miniserie legate al mondo della DC Comics, iniziata nel 1994 e conclusasi nel 1996 dopo ben 18 numeri. In questo caso si andava a presentare l'ultimo numero di una miniserie di 6 uscita in America nel 1992 e dedicata al rilancio del personaggio di Ray alias il Raggio, scritta da Jack Harris e disegnata da Joe Quesada. Questo nuovo Ray appunto era Raymond Terrill, figlio di Happy Terrill, il primo Ray della Golden Age, storico membro dei Freedom Fighters, inizialmente nato in casa Quality Comics nel lontano 1940 sulle pagine di Smash Comics, quindi praticamente un personaggio in puro stile Golden Age che qui vedeva un suo rilancio tramite appunto suo figlio. Alle sceneggiature, come ho detto, trovavamo Jack Harris, scrittore da anni in forza alla DC Comics, noto soprattutto per il suo apporto alle storie di Wonder Woman tra gli anni 70 e gli anni 80. Joe Quesada, che aveva appunto in parte contribuito alla creazione di questo nuovo Ray, veniva in quel periodo da piccoli lavori sia su Marvel che DC che lo fecero notare, e subito dopo questa miniserie, appunto miniserie di Ray, si farà ben volere creando graficamente il personaggio di Azrael, personaggio appunto nato nella nota miniserie La Spada di Azrael sul Batman scritto da Dennis O'Neill. In seguito poi, come sappiamo, Joe Quesada, di origini cubane, contribuirà alla linea Valiant, collaborerà con Image Comics, poi di nuovo Marvel, per cui diverrà nel 2000 addirittura editore in capo della stessa. Nel periodo di lavorazione di questo Ray troviamo invece un Joe Quesada ancora legato al segno del primo Mike Mignola. Diciamo, Mike Mignola è un artista che aveva molto influenzato Joe Quesada, ma già con quest'ultimo numero di Ray, appunto quest'ultimo numero della miniserie di 6 dedicata a Ray, si percepivano già dei guizzi originali e delle intuizioni grafiche interessanti. Anche poi c'era un certo mood quasi cartunesco che ben si sposava con le situazioni surreali ed esagerate che si potevano trovare all'interno della storia. La storia appunto parlava di questo passaggio di testimone fra il personaggio, ecco, che vediamo qui proprio in questa pagina iniziale, Happy Terrill, alias il Raggio della Golden Age, quindi prima Quality Comics e poi DC Comics, passare il testimone, dopo varie peripezie accadute nei numeri precedenti di quest'ultimo numero, il testimone al proprio figlio Raymond Terrill, che proprio per divenire il nuovo Raggio dovrà passare non poche peripezie. Uno di questa sarà quello di scontrarsi con il diabolico Dr. Polaris. Il Dr. Polaris era uno storico nemico di Lanterna Verde, nato nei primi anni 60 sulle pagine del noto guardiano appunto Verde Smeraldino, e era un personaggio nato come Neil Emerson, un professore di medicina dalla personalità schizoide e divisa in due. Quindi avevamo da una parte il mite professor Neil Emerson, appunto, e il diabolico e disturbato Dr. Polaris, dotato per l'appunto di poteri legati al magnetismo. Tutta la storia, comunque, principalmente di questa miniserie di 6 dedicata al nuovo Ray, era incentrata sull'arrestare l'arrivo sulla Terra dell'entità luce, e cioè praticamente l'entità che donava alla famiglia Terrill i loro poteri legati appunto al dominio sui fotoni e sulla velocità della luce. Un po' potremmo dire il discorso legato a Flash e alla famosa forza della velocità. Quindi per quel che riguardava la famiglia Terrill, quindi
Raymond Terrill e Happy Terrill, era tutto legato a questa entità luce che in qualche modo voleva riappropriarsi del pianeta Terra da cui aveva avuto origine eoni e eoni or sono. In questa situazione appunto si scontreranno con il Dr. Polaris, che si metterà di mezzo, e al tempo stesso potremmo avere una visione sulle vecchie origini, quindi una riscrittura anche delle origini dell'antico Rey della Golden Age, che vedremo anche qui comparire con i Freedom Fighters, supergruppo Golden Age e Silver Age, di cui appunto il nostro Happy Terrill faceva parte ai tempi d'oro. E comunque, ecco, in questo succedersi di varie peripezie trovavamo appunto il nostro Terry addirittura scagliato ai confini del cosmo da un impulso dello stesso Dr. Polaris, e si ritroverà lui stesso a confrontarsi con l'entità luce ormai lontano milioni appunto di anni luce, scusate il gioco di parole, dalla Terra. Qui addirittura verrà avvistato da un lobo di passaggio che non gradirà molto l'intrusione di questo giovane Rey nei suoi territori. Nel frattempo sulla Terra, in quel di San Francisco, il Dr. Polaris si era fuso dopo questo impulso addirittura con Happy Terrill, quindi con l'originale raggio. Quindi si aveva come conseguenza la fusione di ben tre personalità, ossia il Dr. Polaris, malato e schizzoide, il mite professor Neil Emerson e ovviamente Happy Terrill alias il raggio. E qui Joe Quesada, come appunto dicevo poc'anzi, restituisce il suo registro cartunesco, come si può vedere benissimo in queste divertentissime sequenze in cui questa fusione fra Dr. Polaris, Neil Emerson e Happy Terrill alias Rey il raggio se ne andrà in giro per San Francisco in cerca di energia e soprattutto in cerca di vendetta. Ovviamente le tre personalità cercheranno in qualche modo di convivere all'interno di questo energumeno, cercando di non provocare ulteriori guai. Quindi in qualche maniera i destini della Terra, i destini della famiglia Terrill e i destini dell'intero cosmo erano nelle mani dello stesso Raymond, che nel mentre si era ritrovato dopo quell'impulso a viaggiare all'interno dell'entità luce e all'interno appunto compirà un viaggio nel suo stesso subconscio che lo porterà in qualche maniera a prendere in mano le redini del suo destino e divenire, come si vede in questo fulminante finale, il nuovo raggio. Quindi il passaggio di consegne fra suo padre e il figlio sarà definitivamente compiuto, come sarà anche riportato alla sua, diciamo tra virgolette, normalità lo stesso Dr. Polaris. Insomma, era una storia, tutta la miniserie, abbastanza divertente, dai registri abbastanza grotteschi, e soprattutto le soluzioni grafiche di questo Joe Quesada all'inizio della sua carriera, diciamo così, erano veramente stuzzicanti, perlomeno per chi, come il sottoscritto, in quegli anni cercava di farsi le ossa anche studiando questi disegnatori d'oltreoceano. E questo Joe Quesada, prima dei suoi tanti cambiamenti fino a quello che poi un po' avremmo conosciuto anche in tempi moderni, basterebbe pensare anche a una delle sue opere più famose come Guardian Devil, cioè Diavolo Custode di Daredevil, scritto da Kevin Smith, noterete abbastanza la differenza a livello grafico del Joe Quesada invece contenuto all'interno di queste pagine. Bene, per quanto riguarda questo velocissimo albetto, che era veramente gustoso nelle sue soluzioni grafiche, ma soprattutto anche nella storia divertentissima, mi duole dire che non fu mai più ristampato su suolo italico, quindi in qualche modo si poteva trovare soltanto in questi numeri di DC Collection, che partivano dal numero 12, il numero 13 e quindi infine questo numero 14, che concludeva le gesta del nostro nuovo Rey. Detto ciò, non mi rimane nient'altro che salutarvi e ricordarvi di mettere un bel mi piace a questo video, iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e rimandarvi ad una prossima velocissima, come la velocità della luce del nostro Rey, lettura.